appartamento. Perché non solo se abbasso la metà del prezzo, proprio non si trova a vendere. Vedrà che qui vorranno comprare casa qui. Ma senta, senta, lei ha un nuovo. Lei curate oggi un magazzino? Abbiamo tanto un magazzino. Ma guardi, allora senta, può fare due passi con noi? Fa due passi con noi, fa due passi qui, in questa via, questa via, sono sei tutta la via, venga, venga. No, ma l'ha già visto, già visto. Ci sono, la città dei musulmani e i Gesù Cristo degli ultimi giorni, su 70 metri di strada, pensa che è normale? Beh, io vi prometto che qui non daranno fastidio. Cioè come? E se, no, e se invece fastidio. Daranno fastidio, poi io, se io trovo la macchina rigata, vengo da lei. La macchina rigata abbiamo trovato anche quella del vestito davanti a casa. Se venite là a vedere qua, quello che c'è dentro. Sono da Bologna per risolvere i nostri problemi. Non è quello, non è che le donne violentate. Allora, non possiamo giustamente come si chiama? Non ne possiamo più, non ne possiamo. Vedi, se io sarei scappato via, sono venuto perché voglio sentire. Ma lo volevano prima, no? Prima che sono venuto c'era, papà mi ha mandato. Perché la dovevamo via, compagni, ancora ne capivo. Il signor Paglia, invece di essere prepotente e arrogante. No, 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 è arrogante. Come si chiama lei? Lorenzo. Arroganza e prepotenza, no, è venuto qui, si è inserito dentro, non ha sentito nessuno, è andato avanti. Di sua iniziativa, arroganza e prepotenza. Io vi dico, se vedrete qui delle cose che vi daranno fastidio, non succederà. Cioè c'è la dignità dell'ambiente. Adesso l'avete un po' fatto voi così, così è un po'. Quelli li togliamo. Allora vedrete che da qui non verrà deturbato nessun ambiente. Si darà da mangiare agli affamati, senta, si dà da bere agli assetati. Io se c'è qualcuno che c'ha fame, lo porto su casa. Io ho tre figli, lavoro a acciai speciali Terni, ho rischiato parecchio su due manifestazioni, ci sono stati, campo con 1350 euro, tra di cui pago 400 euro tra affitto e condominio. Sono stato rapinato un mese e mezzo fa sotto casa, ci ho preso una scarica di botte, portati via 700 euro, anche questo mese al signor Marcanzi gli devo versare 725 euro, altrimenti c'è uno sfratto, chiedo aiuto alla chiesa, me lo dà un aiuto a pagare due mesi di affitto a lei? Spendono 300 euro per mettere a posto qui! Ma dà una mano nel benedetto a pagare 700 euro, e allora aiutiamo sempre i profughi. Aiutiamo la gente che viene da fuori allora. Ma chi è il cristiano? Vediamo tutti i diritti. Ci hanno tutto quanto e noi italiani non ci abbiamo tutto. Io gli sto dicendo, dopo domani, ma non gli sto dicendo, non è in tasca. Ma porca miseria, io gli sto dicendo, il 2 luglio, la visita del 10, che gli vuole levare 286 euro di pensione al mese. Io con che campo? Comunque, io senza lavoro, senza niente, che lavoro? Che campo? Lo so, il problema è grande, lui lavora, di grazie a Dio, che adesso rischiano di chiudere anche le sere. Ma chiudiamo il prossimo. Come facciamo? Uno di 17 anni sta facendo, e uno di 8 anni. Allora, quello di 17 anni sta facendo il secondo anno di elettromeccanica Lancetta, per quello di 20 anni è un anno che sto portando il curriculum, me l'ho portato, no, Terni solo, anche fuori sono andato. Nessuno mi ha dato una risposta, mi dà una mano a trovare un posto di lavoro a mio figlio che lavoro solo io, oppure a mia moglie per favore, io gli lascio anche tutti e due i recapiti. L'estero prende questa domanda, la deve fare al governo, non a me. Al governo gli stiamo facendo la domanda al governo, che abbiamo il nostro sarebbe una bugia da parte nostra, no, il lavoro ma stretto anche la mano, per carità, non è che noi ma lui dice così, però è fuori un problema, però non si può risolvere.
risolvere con della demagogia il problema. Sì, allora, però, ogni tanto la mano. Allora, se tu adesso non dai una mano a quelli che hanno più bisogno di te, non così che di cavartela. Se diamo una mano gli uni con gli altri, siccome io leggo il Vangelo, allora portate gli uni pesi dell'altro, così adempirete la legge di Cristo con la legge d'amore. Ma non di rifiuto. Ma che inaugurano oggi poi? Un magazzino? Perché il cambiamento di destinazione non c'è stato. Non c'è stato. Noi abbiamo già l'altro centro, non fa una santa dopo. Mette paura, perché non c'è illuminazione. Perché allora... È più controllato, no? Si chiama Lorenzo. Lei faccia un attimo un esame. Si trova la sera a mezzanotte, in questa via qui. No, no, però vedere. No, no, si trova in questa via. Si trova una persona che ha dei... un momento... Io da solo là mezzo, non c'è nessuno perché di là di qua non c'è nessuno. Io, mia moglie, mia figlia o qualcuno della mia famiglia, a chi si rivolge? A lei, dopo vengo da lei a dire, oh, abbiamo preso la scarica, abbiamo preso una scarica. Ma quello è un richiamo, questo è un richiamo, 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 perché quando ci sarà il passaparola, anche quello di Roma verrà qui per venire a dormire, o a lavarsi o a mangiare. Ho capito, ma se qui arriva l'undicesimo te lo mettiamo, rimane in mezzo alla strada. Se dove ogni quartiere avessimo 10 posti da dare a tutti, sì, però l'undicesimo rimane in mezzo alla strada, Lorenzo. E io ci passo. Lorenzo.